Dopo la Pentecoste è lo Spirito Santo che porta avanti la Chiesa, nei momenti di pace, gioiosi, di conversione, ma anche nei momenti difficili, di persecuzione e di resistenze. Mette gli apostoli davanti alle novità, alle sorprese dello Spirito, e la Chiesa risolve i problemi con l'ascolto, la discussione, la preghiera e la decisione finale. E questo è il cuore dell'omelia di Papa Francesco nella messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, nella quale ha commentato il brano degli Atti degli Apostoli, nel quale Pietro affronta le resistenze di quelli che credevano che Gesù fosse venuto soltanto per il popolo eletto e non anche per i pagani, i greci, sui quali Simone invece ricorda che è sceso lo Spirito. Dopo averlo ascoltato, decidono di inviare alcuni discepoli alle comunità greche per tranquillizzarle e dire loro che sono nel giusto. Questa è la strada della Chiesa fino a oggi. E quando lo Spirito ci sorprende con qualcosa che sembra nuova o che mai si è fatto così, deve farsi così. Pensate al Vaticano II, le resistenze che ha avuto il Concilio Vaticano II. E dico questo perché era il più vicino a noi, perché è più vicino a noi. Quante resistenze, ma no, anche oggi resistenze che continuano su una forma o un'altra. E lo Spirito che va avanti. E la strada della Chiesa è questa. Riunirsi, unirsi insieme, ascoltarsi, discutere, pregare e decidere. E questa è la cosiddetta sinodalità della Chiesa, nella quale si esprime la comunione della Chiesa. E chi fa la comunione è lo Spirito. Un'altra volta il protagonista. Cosa ci chiede il Signore? Docilità allo Spirito. Cosa ci chiede il Signore? Non avere paura. Quando vediamo che è lo Spirito che ci chiama.